Dell'autoeducazione, bene, in quel momento lì il ragazzo ha capito la fondamentalità del correre, del patire, dell'amare della vita, che ha sempre una tensione. Se adesso adulti noi ci chiedessimo solo qualcuno mi ama, saremmo ancora un po' nell'età infantile, nell'età del bisogno primario. Ma io amo qualcuno? Non parlo, vabbè, può essere il marito, la moglie, ma amo qualcuno, amo qualcosa che valga la pena di dire mi dedico a te. Quindi questa reciprocità interiore delle scelte probabilmente è qui la crisi di reciprocità di scelta. Tutti spiegano io ho bisogno, io ho bisogno, io ho bisogno, io ho bisogno, e noi pronti a correre al figlio
con il bisogno. Ma tu, figlio mio, fai lo sforzo di amare qualcuno. Di amare vuol dire di uscire da te, dal tuo io, per abbracciare qualche cosa per cui valga la pena. Il problema è questo. Insieme a lui della medesima verità, se nella nostra relazione orizzontale a un certo punto non troviamo un punto comune per il quale vale la pena di incontrarci, così anche nel matrimonio, questo è un consultorio matrimoniale, cosa stiamo a fare? A fare l'amore? Sì, mi piace, domani mattina prendo un'altra. Oppure perché adesso abbiamo i figli, oddio, speriamo che crescano, vogliamo che ognuno va per conto proprio. Che cosa c'è che ti tiene insieme, al di là di quello che è il rapporto insegnante allievo, mamma, papà, con il figlio? Se c'è un terzo elemento, e parliamo chi di voi è teologo o comunque della Trinità, nell'educazione c'è un rapporto trinitario per eccellenza, chiaro? Perché se non si guarda questo terzo, che è il valore della vita, il valore dei valori, probabilmente non ha neanche senso la relazione, perché non traina. Insomma, qui forse non ce ne crediamo in questo, probabilmente crederemo anche che vale la pena di spiegarsi. Mi volevo proprio presentare un po' di attività che abbiamo svolto come consultorio in questi anni, non per vantarci di quello che abbiamo svolto, ma per partire da qualche riflessione concreta rispetto a quello che diceva il professor De Beni. Abbiamo cercato di piano piano creare a ricaduta una certa formazione sull'adolescenza. Il progetto Fotoforum che vedete in questi cartelloni che abbiamo appeso alle pareti per vivacizzare. Cos'era il progetto Fotoforum? Era un progetto per cui si dava proprio agli adolescenti una piccola cartolina come questa, ne sono state distribuite migliaia in tutta Italia, in cui in micro si ritrovano queste immagini, e si chiedeva agli adolescenti, utilizzando i canali che loro appunto utilizzano, di dirci loro che cos'è l'adolescenza. Per cui loro si collegavano a questo sito, dove c'erano tutta una serie di immagini, di provocazioni, e rispondevano, dicevano cosa pensavano loro delle varie tematiche, quindi delle dipendenze, del rapporto affettivo, del rapporto in famiglia, dell'amicizia, eccetera, eccetera, perché abbiamo cercato di toccare vari temi. E è stato un lavoro molto molto interessante. Perché? Perché ci sono stati più di 2000 ragazzi che in tutta Italia si sono collegati e abbiamo raccolto circa 30.000 valutazioni, che sono stati molto utili e molto belli. Capite che queste sono frasi che vengono dal basso, vengono da loro, non vengono da noi, ed è importantissimo riconoscere la bellezza e la ricchezza che ci può essere dentro i ragazzi. Più di 60 anni fa è nato in Italia il Centro Italiano di Sessuologia. Da sempre la scuola del Centro Italiano di Sessuologia non si occupa solo di formazione, ma si occupa anche di educazione. Uno dei canali educativi del Centro Italiano di Sessuologia è la rivista, che è la più vecchia d'Italia, ha quasi 50 anni, perché dovremmo essere arrivati al 47esimo anno. E nel 92 il professor Rifelli ha scritto per la prima volta una rivista tutta dedicata all'educazione alla sessualità. Lui fa delle riflessioni sul fatto che, magari partendo dalla necessità di affrontare l'AIDS, che nel 90 era un fantasma veramente molto inquietante, però diceva è arrivata una spinta molto forte all'educazione, all'affettività, alla sessualità. E diceva si nota nei genitori, negli adulti, negli insegnanti una grossa spinta, un grosso movimento rispetto a questi temi. Ed è vero, perché? Perché io ricordo che quando entravo in quegli anni nelle classi i banchi vibravano, cioè i ragazzi veramente avevano voglia di affrontare gli argomenti. E l'anno scorso il CIS ha chiesto a noi di impostare la rivista sempre sul tema dell'educazione alla sessualità e di analizzare che cosa è cambiato in questi 30 anni.
Per cui noi abbiamo chiesto la collaborazione per un'impostazione pedagogica piuttosto seria della rivista, per esempio al professor De Beni e al professor Milan dell'Università di Padova, e poi abbiamo portato tutta una serie di esperienze specifiche che non sono necessariamente solo quelle della scuola o della parrocchia. Sono state fatte riflessioni per esempio anche sulla comunità di tossicodipendenti e su altre esperienze molto significative. L'educazione del desiderio o il desiderio dell'educazione, ma la certezza del dubbio. Non abbiamo ancora risolto il dilemma, però credo che sarebbe importante passare dalla cultura ottocentesca, dove era importante soprattutto controllare il desiderio. Perché? Perché poteva essere qualcosa di pericoloso, di demoniaco, qualcosa che non si sapeva gestire, passare a qualcosa invece che abbia un senso, un valore, cioè che la persona senta dentro il bisogno di essere educata e di migliorarsi continuamente. Concludo il mio intervento solo con una piccola frase di Baden Powell, visto che qualche giorno fa è stato festeggiato il 100° dell'associazione Scout qua a Verona, e cerchiamo di lasciare un mondo un po' migliore di quello che abbiamo trovato. Ecco, è quello che cerchiamo di fare ogni giorno in consultorio. Grazie. Partirei dalla dottoressa Peranzoni per chiedere appunto a che punto siamo con l'educazione ancora nelle scuole, se si fa già abbastanza o c'è un margine di miglioramento. I ragazzi ci dicono, quando entriamo in classe, prima di conoscerci, ci dicono: beh, noi abbiamo internet, noi guardiamo lì le risposte e noi siamo a posto. In realtà purtroppo non funziona così ed è quello che noi passiamo. E perché è importante quindi portare l'attenzione dei ragazzi sull'educazione affettiva e sessuale e a scuola? Dopo magari cerco di parlarne meglio. Proprio per accompagnare i ragazzi in questa crescita consapevole, perché è inutile che ce la raccontiamo, gli adolescenti, è un po' anche il professor De Beni l'aveva iniziato a dire, è una tappa evolutiva molto importante, ma è una tappa di cambiamento e come tutti i cambiamenti ci destabilizzano un po'. Quindi i ragazzi cercano delle risposte e se non le trovo da noi adulti di riferimento, vanno ovviamente a cercarlo in questo momento, in questa era, lo vanno a cercare su internet. Ma il problema è le risposte che vengono date. I ragazzi a volte non hanno la capacità di discernere cioè giusto e sbagliato, di capire se la risposta che trovano su internet è adeguata. Vogliamo capire se appunto si sono più disinibiti rispetto a una volta o questa conoscenza amplificata e confusa invece li fa trattenere poi nella parte live, diciamo, con le persone. Il fatto di avere uno specialista permette loro di affrontare il tema della sessualità ma anche collegato al tema della fertilità, perché su internet ovviamente trovano un'informazione dettagliata, no, legata alla sessualità in senso stretto, con noi invece hanno la possibilità di agganciare, questo arrivo soprattutto dalle femmine che molto spesso chiedono della sessualità ma anche poi collegata al tema dell'amore. Quali sono gli estremi che si proprio si raggiungono e che in qualche modo già parlandone secondo me è già un modo per poterlo affrontare? Cos'è che i genitori, i nonni, i parenti presenti dovrebbero sapere? Allora io penso che dovrebbero ricordare che tutto il mondo parla ai ragazzi di sessualità, che sul cellulare, TikTok, qualunque video, Instagram, difficile, cioè non è impossibile insomma, gran parte dei contenuti che loro, a cui loro ricevono, che interessano, che parlano a loro, in qualche modo hanno degli agganci e presentano una visione di sessualità. Quindi grande paura di un po' dei genitori è di affrontare questo argomento che riserva tutti i canali che tutti argomenti sensibili a cui magari i ragazzi non sono pronti. Bene, direi che il 18 sono arrivati anche per noi, Piero, so che c'è anche un momento conviviale per tutti e quindi lascio la condivisione. Ringrazio ovviamente tutti, ci sarebbe da discutere, a cui abbiamo lanciato ovviamente dei sassi. Voglio ringraziare ovviamente alcune persone in modo particolare, Walter Fabri che è stato il primo presidente. È una colpa, è una colpa.
la Bianca Bonizzato, che è stata la prima direttrice. Poi ringrazio chi ha permesso di arrivare fino qua, anche come operatrici che hanno collaborato con noi, che dopo le vicende della vita e le esperienze ovviamente le hanno portate a non venire più, ma a sentirsi parte di noi, e non a caso diverse di queste sono qua. Mi dà molta soddisfazione in quello che stiamo tutti facendo, e speriamo di poter continuare a farlo con l'aiuto di tutti, e visto che sono poca di fede che la demo, anche soprattutto con l'aiuto di quello che sta lassù. Grazie di tutto.